Allora la domanda di oggi è molto facile, un po' troppo alto. La lingua o la dito? No. Se tu devi scegliere una. Tra lingua e dito cosa scegli? Cosa preferisco? Esatto, se devi scegliere solo una. Dito. Ma che senso, quale motivo la lingua? What the fuck? Perché sì. Qual è il motivo? Perché sì? Per esperienza. Per esperienza? Sì, sì. No, ma all'inizio fra bisogno fare la roba, capi? Sì, prima strusci un po', poi come va. Ma con la lingua o con la dito? Non so, bro. Dai, bro. Non so, fra, tu cosa scegli, bro? Io. Fra! Seguite questo canale, attivate la campanellina, condividete e mettete like. Yeah. Se c'è qualcosa da migliorare nel video, scrivete nei commenti. Importante o non è importante? Sì, è importante. È importantissimo, ragazzi, mi raccomando. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Dongo dongo baga ne kiri len jaga gantura shi chieni Togo fo bali e sarare Mama ga chieni te magare Nina ngoni mufaga Yeu yeu, bella bella di Verona City, siamo con Grazie a Gade. Aurora, intanto siete molto carini. Grazie. Siete di dove? Aurora. Siete di dove? Ah, Verona. City Verona, mse? Verona. Verona spacca, da 1 a 10? 5. 5? Ah, 5 sono poco a vecchia, perché 5? Perché sono di Salerno, però vivo a Verona. Ah, bella città, te invece? Cosa? Da 1 a 10 quanto voti daresti a Verona? 5. 5, ma Salerno è di Trentino allora? No, Campania. Ah, Campania. Allora la domanda di oggi è molto facile, un po' troppo alto. La lingua o la dito? No. Se tu devi scegliere una. Non lo so. Se tu devi scegliere per forza, preferisci dito? Dito. Lei invece? La lingua o la dito, se tu devi scegliere una? Non lo so. Se tu devi scegliere una, per forza, esempio, per forza se tu devi scegliere, lingua o dito? Ma non ho capito, aspetta, ma possiamo fare? Devi scegliere tra lingua e dito. Ma no, non riesco a capire, perché non sento, possiamo rifare? Se tu devi scegliere una tra lingua e la dito, cosa preferisci? Dito. Dito, ma perché, che senso, qual è il motivo dito? Perché secondo me è meglio. Vabbè, ha detto meglio, te invece? Meglio anche. Meglio? Sì. Quindi, secondo voi, le ragazze piacciono dito allora? Sì. Meglio di lingua? Sì. Ma che senso, qual è il motivo che c'è dentro il dito? Perché magari sei più bravi col dito. Va bene, quindi maschi, mi raccomando. Te invece, qual è il motivo le ragazze piacciono dito? Perché... è una cosa che piace di più, secondo me, le ragazze. Va bene, fatemi sapere nei commenti. Yo, bella di Verona City, siamo con Anna Gade, Antonio, intanto siete molto carini. Grazie. Siete di dove? Verona City. Verona, amse? Sì. Voi vi piace Verona? Sì, molto. Ah, da 1 a 10? Da 1 a 10 a Verona? 10. 10 subito? 9. Siete pronti per la domanda? Sì. Allora la domanda di oggi è molto facile, partiamo con te, va bene? A te preferisci la lingua o la dito, se tu devi scegliere uno? Dito. Dito, Gade, lei invece? Non ho sentito la domanda. Se tu devi scegliere una tra lingua e dito. Se tu devi scegliere una tra lingua e dito, cosa scegli? Se le resta. Lingua. Lingua? Ma perché, quale motivo tu hai il dito? Cioè, sento di più. Non lo so. Dai, ognuno ha il suo motivo, no? Magari tu hai scelto con dito, c'è un motivo, no? No, per esperienza. Per esperienza? Sì. Quindi il dito va meglio allora? Sì. Non sulla te, in generale intendo. No. Sì. Ma perché quale motivo tu hai detto la lingua? Che senso, quale motivo? Che gusto che c'è la lingua? Lo stesso per il suo, non ho motivo. Cioè, ho scelto perché dovevo scegliere, ma non perché... Va bene, è stato un piacere, grazie mille. Prego. Grazie mille, Lara. Grazie. Bella di Bologna, siamo con? Pier Francesco. Francesco. Thomas. Thomas, che fatti di bella in giro?
Ah, cerchiamo un po' di fessa, diciamo. Bella, ci sta, frate, invece? Giro, chilling. Giro a guardare un po' i ragazzi, allora? Sì, anche quello, bere un po'. Sì? Divertirsi. Sì. Bella, ci sta. Allora, la domanda di oggi è molto facile. Fra, se tu devi scegliere una, tra lingua e la dito, cosa sceglieresti? Tra lingua e la dito, cosa sceglieresti se tu devi scegliere solo una? No, io non ho capito tra cosa. Tra lingua e la dito, se tu devi scegliere una, cosa sceglieresti? Da parte sua, dici? O da parte mia? Sì, no, da parte tua. Ah, io dito. Dito? Sì. Va bene, te invece? Io non ho capito la domanda. Se tu devi scegliere... Tra lingua e dito. Tra lingua e dito, cosa scegli? Cosa preferisco? Esatto, sì, se devi scegliere solo una. Sì, lingua. Ma lingua. Perché, che senso, quale motivo lingua? Beh, più bello, più... È più emozionante. Sì. È più? Passione. Si emoziona. Vabbè, ma perché tu hai preferito con la dito? No, ma perché sì, cioè, mi scoccio, capito? Sì? Cioè, devo andare là dopo, spostarmi tutto, così col dito, la mano. Si muove la mano, capito? Si muove io la non mano. Non devo fare niente, sì. Faccio così con la mano un po' e mi sistemo, capito? Ma se tu capita una tipa che vuoi la lingua e non vuoi la dito, cosa faresti? Vedo com'è la tipa, se ci sta, cioè se lei è molto figa ci sta... Io lo faccio lingua, sì. Se non ci sta, magari sì. Se non ci sta, dico no, non ce la faccio, mi scoccio. Vabbè, te invece, se tu capita uno che vuoi dito e non vuoi la lingua, cosa faresti lì? Ah, vuole solo dito? Sì. Vabbè, mettiamo il dito, alla fine non è un problema. Quindi per te entrambi va bene allora? Sì, dai, però se devo scegliere meglio lingua. Meglio la lingua? Sì. Quindi a te hai già provato con la lingua allora? Sì. Bella, ci sta. Dai, è stato un piacere. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille, bro. Grazie, bro. Yo. Bella di Verona City. Siamo con? Margherita. Ah, Margherita. Giulia. Voglio una pizza Margherita. Ce la fai a fare pizza Margherita? Sei no. Brava? No. Come mai? Non sono brava a cucinare. Non sei brava? Ma qual è la tua piatto preferita, allora? Il mio piatto... non ne ho uno, però... Ah, quello da te, ti piace mangiare un sacco allora? Sì, dai. Va bene, siete di dove? Villa Franca. Villa Franca? Sì. Te invece? Sono a Campagna, che è vicino a Villa Franca. Va bene, allora la domanda di oggi è molto facile. Secondo voi, a voi piacciono? Tra dito e la lingua, cosa preferisci? Cos'è? Tra dito e la lingua, cosa vi preferisci? Lingua. Ah, lingua non è male, eh? Dai, se tu devi scegliere tra dito e lingua. Dito. Ma che senso, quale motivo la lingua? È più bello, cioè. Sei fidanzato o sei single? No, sono single. Ah, single. Te invece? Single. Come mai 2023 siete single ancora? Incontriamo solo casi umani. Ma se tu capita un ragazzo che ce la fa con la lingua, ma con il dito lui non ce la fa, ti tengo o ti butto? Glielo insegno io come usarlo. Ah, vabbè, te invece? vabbè, anch'io glielo insegno, cioè, dai. Sì? Sì. Ma qual è il tuo tipo di uomo, allora? Tipo un po' sportivo, tipo con le moto. Sportivo? Motociclista. Quindi io che parlo, io non sono sportivo. Tipo come me, capito? Tipo come te? Cioè, io ho la giacca di pelle, capito? Mi piacciono le moto, queste cose qua. Va bene, mulatto, nero o bianco? Bianco. Ah, bianco non è male, a te invece? Anche mulatto, guarda. Mulatto? Allora... Mi deve prendere. Ah, devi prendere 100% o 10%? Cosa? Di averti prendere bene. Beh, 100%. 100%? Sì. Allora è stato un piacere, grazie mille ragazzi. Grazie a te. Grazie mille. Ciao, grazie. Io, bella di Bologna City, siamo con? Arianna. E Mary. E Mary, intanto siete molto carini. Grazie. Siete di dove? Bell'aria. Bell'aria, Gade? Di qua, di Bologna. Di City Bologna, da 1 a 10 quanto voto daresti a Bologna? 10. 10 subito, lei invece? Cosa? Da 1 a 10 quanto voto daresti a City Bologna? A 8. 8. Siete pronti per la domanda? Sì. Allora la domanda di oggi è molto facile. Secondo voi, sulle ragazze, in generale piacciono le dito o la lingua? Ma la prima lei. Dai. Non ho capito la domanda. In generale sulle ragazze piacciono le dita o la lingua? Tutte e due. Concordo con lei. Perché, che senso, qual è il motivo, tutte e due? Perché sì. Qual è il motivo, perché sì?
Perché sì, non c'è un motivo, perché sì. Come non c'è un motivo? Ma se tu devi scegliere una tra le due, cosa sceglieresti? Entrambe. Entrambi? Ma perché? Perché sì. Vabbè, te invece? Entrambe perché danno una cosa diversa che solo una. Una cosa? Diversa che solo una. Ma se tu capita uno tipo che non puoi fare entrambi, ti tengo o ti butto? Dipende, da quello che può fare. Vabbè, te invece? Dai, guarda. Non lo so. Se tu capita un tipo che non puoi fare entrambi, tu ti tieni o ti butto? No, non ho capito. Cioè tu capita uno tipo che non puoi fare entrambi, perché tu piaci entrambi, no? Tu lo tieni o lo lasci? Lo lascio. Lo lasci addirittura? Sì. Quindi allora lascio un messaggio mentale per le maschi allora. Cosa devo dire? Magari stati bravi così, insegnati eccetera. Imparate a fare entrambi che è meglio. Vabbè, te invece? Imparate a fare entrambi che è meglio. Che copiona. Dai, è stato un piacere, grazie mille ragazzi. Ciao. Grazie mille. Ciao. Io, bella, bella di Bologna, sì, ti siamo con... Eugenio. Eugenio. Bugarese. Bugarese, che fate di bella in giro? Ah, in giro così, in zona. In zona, frate invece? Ma cerchiamo la gnagna, dai. Ah, cercate la gnocca, allora? Beh, sì, sì. Per spare il biscottino, allora? Ma sì, dai. Bella ci sta. Allora, la domanda di oggi è molto facile. Siete pronti? Prontissimo. Allora, partiamo con te, va bene? Va bene. Se tu devi andare con uno a letto... Sì. Preferisci la lingua o la dita se tu devi scegliere una? Preferisco? La lingua o la dita se tu devi scegliere una tra, tra questi due? Non lo so io. Dai, pensa. Io faccio decidere a lei. Dai, ma, non so io. Ma se tu devi scegliere, cosa sceglieresti? Se tu devi scegliere una, ad esempio, per forza? Non lo so, voi. O entrambi ti va bene, che non so. Entrambi va bene, va bene. Entrambi va bene, però te invece? Non capito la domanda. Se tu devi andare con uno a letto ora, cioè, preferisci fare con la lingua o con la dita? Ma io preferisco fare la combo. Ah? La combo. Vai, metti tutte e due poi. No, ma all'inizio fra bisogno fare la roba, capi? Sì, prima vai, strusci un po' e poi come va. Ma con la lingua o con la dita? Col dito. Col dito? Col dito. Ma se tripa ti chiedi fare con la lingua, faresti o no? Sì, non c'è problema. Non c'è problema. Sono onesti. Non è buono, non è buono. Sono onesti io, sono onesti. Sono onesti io. Vabbè, quindi a te va bene tutti e due, Ale? Ma sì. Frate, te vieni qua. No, basta, video. Video, basta. Bufu, dai, c'è un trillo. Va bene, è stato un piacere, grazie mille. Grazie, grazie. Bella. Yo, bella Maggi, siamo con Giorgio Mondiale, avete capito già, faccio di Verona. Sei un cantante o sei... Sì, sì, sono un cantante, fra. Non so se hai visto la canzone Il Povero Gabbiano. Ah, sì. Quindi vuoi lasciare il tuo nome di canale così, andate Giorgio a cercare. Mondiale in Instagram, anche in Facebook, dappertutto così. Andate a cercare, è un cantante che spacca di brutto. Sai come funziona. Ma hai qualche canzone fuori YouTube? Sì, già? Sì, ce ne sono tante, anche quando ero sotto casa discografica già da prima. Ma l'ultima canzone che ha fatto? L'ultima canzone che ho fatto un featuring con Baby Blay Sosa e Big Stevo, si chiama Direct. È una canzone sempre drill, la potete trovare anche su Spotify e quindi andate a vedere. Mi raccomando, andate a vedere. Allora bro, sei pronto per la domanda? Sì, sì, vediamo. Anche vediamo, se hai drippato vediamo, troppo. Vediamo, vediamo, vediamo se ma siamo la tua pronti. Outfit di oggi, secondo te, da 1 a 10 quanto voto daresti? Bro, sono chill, stavo facendo due o tre cose col mio jig, quindi sono chill, una roba centro, capito? Bella, ci sta. Allora la domanda di oggi è molto facile, fra. Vediamo. Se tu devi andare con una a letto, ok, preferisci la lingua o con la dita? Se tu devi scegliere una. Cioè io devo scegliere tra quale? La lingua o la dita? Se devi scegliere una. No, vacca puttana, fra, siamo messi male qua. Ah? Siamo messi male. Messi male? Sì, fra. Ma se devi scegliere, ma se tipo dici di farti con la una, ok, tu preferisci quale? Se devo farmi per obbligo, cioè per forza una? Sì. Non so, bro. Dai, bro. Dici, bro. Non so, fra, tu cosa scegli, bro? Io. Fra, lavoro con la dita allora. Con quale? Col dito allora vado. È il dito, fra? Sì. È grave, fra. No, ma infatti, grave, no, ma l'inizio grave. Intendo, l'inizio intendo non per fare tutta solo con la una. Normale che avevo quello davanti, però l'inizio bisogna le cose, capì? Saltiamo l'altra domanda. Vai in serio, bro, vai in serio. Vabbè, allora, okay. Secondo te quante sono le regioni italiane? Le regioni italiane, bro. Sì. Cominciamo dal fatto che sono domenicano, quindi già siamo messi male. Sì, sì, sono domenicano. Però, bro... Sì, prova, fra. Non lo so, fra. Un numero? Sì. Dall'1 al quanto?
20. Dall'1 al 20? Sì. 18, 17, no? 100%. Secondo me sì, può essere. Può essere? Sì. Ma sicura o non è sicura? Non so, fra, detto sono domenicano. Sì? Sì, può essere, però può essere. Va bene, allora ragazzi fatemi sapere da quanto sono le regioni italiane. Fate sapere sotto i commenti quante regioni ci sono. A posto, va bene. Follow? Yes. Abbonatevi e like, ragazzi, like. Anche in tedesco. Ciao. Folgen, abonnieren und like da lassen. Ja, yeah, man. Yeah. Ciao.